Guardi, noi non vogliamo ledere i diritti del piccolo Ruben, ma siamo convinti che quest'atto lo riteniamo illegittimo. Faremo una battaglia su questa cosa, perché questa non è altro che una semplice forzatura che si vuole fare ai danni anche di questo bimbo. In Italia non è consentito il riconoscimento da parte di due mamme. Noi impugniamo e con grande evidenza questo atto, riteniamo che l'atto debba essere trascritto con quello che è vero, cioè che il figlio è nato dalla signora Daniela, e che tutto questo sia un fatto strumentalizzato dalla politica in una stagione immediatamente preelettorale, e a me dispiace che questo avvenga sulla pelle di un bambino. Ci spiega di cosa avete paura? Fanpage.it ha raccontato quando le due donne avevano il problema del riconoscimento di questo bambino. Ci spiega di cosa avete paura? Qual è il pericolo che voi ravvedete? Di cosa temete? Ma non ho paura, il tema è uno solo, il problema del riconoscimento del bambino ce lo poniamo pure noi, bastava che la madre che l'ha partorito lo facesse registrare, come è ovvio, insomma. Ma le due donne sono sposate in Spagna e la maternità è riconosciuta ad entrambe in Spagna, perché negare un diritto che è riconosciuto altrove? Perché in Italia il matrimonio tra due donne non è invece legge di questo paese, perché quel figlio, per quanto mi riguarda, è figlio della donna che l'ha partorito. Io non credo che esistano i figli di due donne. Se io voglio farmi una bella liposuzione e diventare magro come te, è un atto, diciamo così, volgare se chiedessi che il Servizio Sanitario Nazionale pagasse il mio desiderio, o peggio, lo trasformasse in un diritto. Evidentemente non lo è un mio desiderio, non è un diritto. Lei sta paragonando la liposuzione alla nascita di un bambino? Io sto paragonando la liposuzione alla trasformazione del desiderio in un diritto, poiché quelle due donne il figlio non lo possono avere se non attraverso l'intervento del seme maschile. Io ritengo che questi interventi siano interventi pesantemente discriminatori per il bambino che viene a nascere senza un papà, che quel bambino, se noi lo incontrassimo per strada e sapessimo che non ha un papà, lo considereremmo un bambino sfortunato. Parli perché, per lei? Beh, insomma, io penso che se incontri chiunque di noi incontra un bambino per strada e sa che quel bambino è senza padre, ma questo non è oggettivo. Dice, beh, no, è un dato oggettivo. Ma penso sia umano, io ritengo sia umano. Se incontriamo un bambino che non ha la mamma, no, non è la mia opinione, sì, non ha la mamma o non ha il papà, quel bambino considera una persona sfortunata. Penso che questa sia un'esperienza comune per chiunque abbia un minimo di umanità. Poi, se vogliamo fare ideologia, facciamo ideologia, ma chiunque incontra oggi, qui, usciamo per strada, incontriamo un bambino, sì, diciamo, ma quel che bambino dato non di ha una mamma. È per fondare la considerazione se una cosa è diritto oppure facciamo no, l'empirico, facciamo l'empirico, scendiamo giù e vediamo, insomma, no, vediamo quella, no, l'empirismo. Non sembra una posizione.